Bentrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni nel territorio. Abbiamo il piacere di essere a Palazzo Piloni, sede dell'ente provincia, dove incontriamo Francesca De Biasi, che è la presidente del Fondo Welfare Dolomiti. Bentrovata, presidente. Grazie dell'invito. Grazie a lei per l'ospitalità. Io comincerei proprio col raccontare come mai ci troviamo in questa sede. Ci troviamo in questa sede perché è stato su avvio della provincia, anche se obiettivamente su impulso dei sindacati, l'idea di far nascere questo fondo, il Fondo Welfare Dolomiti, che qualcuno conosce come Fondo Welfare Dolomiti, qualcuno come Fondo Welfare Identità Territoriale. Nell'ottobre del 2018, infatti, è proprio in questa sede che è stato firmato l'atto costitutivo e intorno al tavolo, proprio il tavolo di Sala Piloni qui in provincia, si sono riunite le maggiori rappresentanze del territorio per dare avvio a questa iniziativa. Un'iniziativa che infatti nel tempo si è allargata sempre di più, adesso sono veramente tanti i componenti. Sì, siamo molti, speriamo che tutte queste realtà ci accompagnino nel tempo e magari se ne aggiungano altre, e la nostra felicità è stata quella di essere credibili e di essere attrattivi verso tutte le realtà del territorio, dalle realtà che rappresentano i lavoratori a quelle che rappresentano i datori di lavoro, ma anche alla diocesi, alle istituzioni come il consorzio Bimpiave ed ancora insomma le associazioni come l'ICS, il comitato d'intesa, insomma sono tantissime le realtà che si sono aggiunte ed ognuno di loro rappresenta una parte del nostro territorio. Partiti con l'obiettivo di combattere lo spopolamento e poi finiti ad occuparvi anche dell'emergenza ucraina. Già, questa è proprio un po' la storia del nostro fondo. Certamente siamo in un periodo storico molto particolare per il nostro territorio e un po' per tutta la nostra nazione, non solo. Quindi siamo nati, dopo 2 settimane è arrivata Vaia, poi è arrivato il Covid, poi è arrivata quest'ultima emergenza legata alla guerra tra la Russia e l'Ucraina. Pertanto il Fondo Welfare è stato chiamato in tutte le occasioni a far fronte a queste emergenze, evidentemente perché in alcuni momenti della storia della nostra provincia era forse la realtà che poteva più di altre affrontare, non soltanto nell'individuazione dei bisogni, ma anche poi nella raccolta dei fondi, dei problemi così complessi. Diciamo, proprio per l'emergenza ucraina, per esempio, che cosa è stato fatto, che cosa si sta ancora facendo, perché purtroppo sappiamo la situazione continua ad essere drammatica. Dicevo prima che noi spesso siamo dei collettori di bisogni che si fa fatica a rivolgere ad altre persone, e in questo senso proprio nella primavera di quest'anno la prefettura e la provincia hanno chiesto al Fondo Welfare se potevano dare un contributo e occuparsi in particolare degli spostamenti degli ucraini all'interno del territorio. Abbiamo dato un primo contributo, ora siamo pronti a capire quali saranno le necessità, perché adesso inizieranno le scuole, quindi immaginiamo che anche molti ragazzi frequenteranno le scuole e avranno necessità di spostarsi all'interno della provincia, e quindi questo è uno degli esempi in cui il Fondo Welfare ha aderito a delle iniziative che difficilmente potevano essere rivolte ad altre realtà. E un supporto anche però alla popolazione bellunese, che per prima si è spesa, se non sbaglio. Esatto, un supporto a più livelli, in particolare grazie ad un fondo che noi avevamo ricevuto per il sostegno psicologico, inizialmente per Vaie, che poi abbiamo anche travasato in un sostegno psicologico alla popolazione con il Covid, e adesso con l'Ucraina abbiamo potuto fare alcuni webinar rivolti sia alle famiglie che accolgono, per aiutare loro a capire come rispondere, comprendere e accogliere i bisogni delle famiglie ucraine che venivano ospitate nelle caserme, nelle istituzioni, ma anche nella realtà, nelle famiglie, e poi anche gli insegnanti, per riuscire a capire come accogliere i bambini e i ragazzi nelle classi. Quindi, come nostra caratteristica, cerchiamo di tenere a mente il bisogno della persona, quindi del cittadino, del bellunese, ma inteso proprio come persona da tutti i suoi punti di vista, non solo quelli economici, ma anche sociali e psicologici. E, tra le tante tematiche che comunque voi nel tempo avete affrontato, vi è un altro dramma, perché lo possiamo chiamare proprio così, che è quello della violenza contro le donne, che comunque è un fenomeno purtroppo che non lascia esente anche la provincia di Belluno.
No, assolutamente, e sicuramente sappiamo che c'è un sommerso dovuto un po' alla difficoltà dei servizi di essere capillari nel nostro territorio che è così variegato e così complesso, soprattutto nell'alta montagna, e è un bisogno che proprio per la sua complessità e per la sua, e per le sue caratteristiche variegate ha bisogno di essere ascoltato, accolto e toccato a livello della comunità. Proprio per questo motivo, inizialmente come consigliera provinciale insieme al comitato d'intesa e poi come fondo welfare, abbiamo attivato un protocollo mettendo insieme le realtà della nostra, del nostro comitato, e con la prefettura abbiamo creato questo protocollo che oggi vede il fondo welfare capace di soddisfare la necessità delle donne che hanno necessità di spostarsi dal loro ambiente familiare per alcuni giorni, di poter essere ospitate negli alberghi che hanno creato questa convenzione con noi. Quindi grazie a Confederalberghi e a tutti gli albergatori che hanno dato questa disponibilità generosa, perché ci vuole anche coraggio nell'accogliere comunque situazioni problematiche in un ambiente che normalmente accoglie persone che magari vanno in vacanza, e quindi grazie a questa sinergia abbiamo dato avvio a questo progetto che poi ecco, sarà prossimo al rinnovo nel protocollo in questo periodo. Quindi un lavoro di squadra che si manifesta non solo a livello proprio di composizione vostra come organico, ma anche nei differenti progetti che voi mettete a terra, questo è il termine che viene utilizzato. Forse anche il fatto, Presidente, che comunque sia una donna, cioè alla guida anche di una realtà come questa, porta ad avere maggiore attenzione forse anche verso certi tipi di tematiche, oppure no, secondo lei? Non lo so, sicuramente io per la mia al di là del mio sesso, anche proprio per la mia formazione professionale, è indubbio che abbia un'attenzione per alcune tematiche, però devo essere sincera e onesta nel dire che questa sensibilità è propria di tutte le persone che siedono al tavolo, quindi mai c'è stato un dubbio nel poter accogliere alcune situazioni e nel mostrare una sensibilità. Naturalmente poi c'è sempre un po' la domanda, e la nuova Costituzione della Fondazione dovrà rispondere anche un po' a questa domanda di qual è la nostra mission. Ricordiamo che noi siamo nati per lo spopolamento, non ci siamo mai tirati indietro nel momento in cui emergevano altre necessità. Adesso sarà importante nel futuro della nostra realtà, del nostro comitato, che diventerà appunto breve fondazione, capire qual è la nostra mission, cioè capire quali altre necessità ci sono nel nostro territorio, e quindi eventualmente se dobbiamo un po' allargare anche ad altri campi di azione, ufficialmente diciamo il nostro raggio d'azione. Ecco, sul tema dello spopolamento rientra anche un'iniziativa dedicata al mondo del lavoro e ai giovani in particolare. Esatto, noi abbiamo preso spunto da una ricerca che abbiamo fatto un paio di anni fa, che alla quale avevano risposto nel 30%, 1600 questionari online, e di questi il 30% da ragazzi dai 17 ai 21 anni, quindi è una risposta molto importante che ci è stata molto d'aiuto. Tra l'altro moltissimi giovani anche che nell'ultimo periodo erano andati all'estero, quindi che risiedevano all'estero. Abbiamo preso spunto da questa iniziativa per comprendere che un modo per ripopolare la nostra provincia, che ha necessità di figure professionali a tutti i livelli, poteva essere anche quella di riportare qui le persone che se ne erano andate all'estero e che volevano ritornare e che avevano una professionalità e delle competenze da ridare a questo territorio, come anche magari delle persone discendenti magari di bellunesi che hanno desiderio di tornare. Per questo motivo è stato creato questo sportello online per il lavoro, che è gestito dai bellunesi del mondo, dal progetto Belluno Radici, e attraverso questo sportello è possibile combinare l'offerta con la domanda. Da qui si è ben evidenziato un altro problema del nostro territorio al quale stiamo pensando come poterlo affrontare, che è quello dell'abitativo. Ovvero quando viene proposto un lavoro, quindi mi rivolgo anche a tutti i datori di lavoro, sapete che se voi avete bisogno di alcune figure professionali e usate la vetrina dei bellunesi del mondo e di questo progetto, troverete 200 candidati magari per questo lavoro disponibili ad arrivare a Belluno e fare questa attività, e magari veramente con una professionalità elevata. In questo senso, chiaro è che bisogna poi offrire anche un'abitazione, offrire anche un'accoglienza, un tetto a queste persone. Quindi
È un ragionamento che bisogna sviluppare. Che bisognerà sviluppare e che è importante sviluppare per ripopolare la nostra provincia. Tante sono le sollecitazioni che giungono in tal senso, mi viene in mente anche gli stessi industriali hanno manifestato di recente questa tematica. E scorro un po' le tante iniziative, perché qua io avrei una lista lunga da farle di domande. Lei parlava della trasformazione principalmente adesso del fondo welfare. Sì, il nostro comitato è nato in un modo molto semplice, repentino, veloce, in pochi mesi, direi in 9 mesi, infatti io ricordo sempre questo numero perché ricorda insomma, la gravidanza di una donna. In 9 mesi noi abbiamo unito intorno allo stesso tavolo tantissimi enti, tantissime realtà per creare il fondo. Ci eravamo dati 3 anni di sperimentazione per capire se terminare, se cambiare, se proseguire in questo modo. I 3 anni, causa vaia causa soprattutto il Covid, si sono protratti e adesso siamo in una fase di trasformazione. Spero entro l'anno che appunto ci costituiremo in una fondazione di partecipazione. È un progetto molto ambizioso e lo abbiamo capito anche da qualche difficoltà che illustri docenti universitari hanno avuto un po' nel comprenderci come realtà un po' unica in Italia, anche nel trasformare l'atto costitutivo, i regolamenti, in modo idoneo per rappresentare la nostra realtà e per rappresentare il nostro modello anche di governance. Abbiamo infatti un accordo con la Scuola Sant'Anna di Pisa che insieme a noi sta appunto studiando, abbiamo anche già le prime bozze di statuto, di regolamento e di atto costitutivo che contiamo, per riprendere un termine, di mettere a terra, riprendere un'espressione da lei usata prima, di mettere a terra questo progetto entro fine anno. Quale sarebbe comunque il valore aggiunto dato dalla Fondazione? Allora, sicuramente come fondazione del terzo settore darebbe dei grandi vantaggi a chi, anche alle industrie o comunque alle realtà che vogliono donare, perché ci sarà la possibilità concreta di poter detrarre tutto quello che viene donato al nostro fondo. E quindi è una garanzia per chi dona e una garanzia diciamo anche nella governance, perché essendo molto più strutturato, avendo un organo di controllo che appunto veglierà sull'utilizzo dei soldi, diciamo, sarà una garanzia proprio per tutti, per chi dona e per chi riceverà questi soldi. Certo, una struttura più complessa, più importante, ma insomma quando si cresce, quando si è bimbi, si va all'asilo, alla scuola dell'infanzia, poi alle materne, quindi più si cresce più bisogna anche dotarsi di una formazione, di una realtà più solida per rispettare il denaro che viene dato nel suo uso e nell'elargizione. Ecco, allora concludiamo con una particolare attenzione ai giovani, dato che proprio voi il focus comunque iniziale era quello dello spopolamento. I giovani sono il presente, il futuro della nostra comunità. Anche qui l'attenzione è massima sotto differenti sfaccettature, partendo dai piccolissimi per arrivare fino a chi appunto cerca magari di mettersi nel mondo del lavoro. Esatto, abbiamo anche nel nostro comitato Scuole in Rete, che ha una rappresentanza importante. I giovani sono stati coinvolti quando per esempio volevamo immaginare un nuovo logo per il nostro fondo e dai giovani e sono arrivate delle idee bellissime, poi l'attuale logo che ora stiamo utilizzando. I giovani ci hanno detto che loro se ne vanno perché qui non c'è la possibilità lavorativa che li rappresenta il meglio e grazie a questo input abbiamo creato questo servizio. I giovani sono anche i bimbi che devono poi trovare un modo di non ostacolare anche lo sviluppo professionale dei loro genitori, soprattutto in alta montagna, ed è per questo per esempio che l'anno scorso e poi continueremo quest'anno abbiamo dato un contributo alle famiglie che avevano dei bimbi all'asilo nido in alta montagna, quindi sopra i 700 metri, e vogliamo farlo ancora adesso. Quindi abbiamo l'attenzione per tutti, vorrei dire, quindi non c'è una categoria che può rimanere indietro, perché o si va avanti insieme in solidarietà oppure nessuno arriva da nessuna parte, però certamente in una prospettiva noi abbiamo una grandissima responsabilità ad ogni livello per le persone che i giovani, quindi dobbiamo creare un luogo per loro perché possano decidere di rimanere.
senza dimenticare nessuno. Ecco, Presidente, allora non ci rimane che augurare buon lavoro a lei e a tutti i componenti dello staff del Fondo Welfare, e noi ci ritroveremo ovviamente prossimamente proprio per mantenere aggiornati sempre i nostri bellunesi anche attraverso il nostro canale delle tante vostre attività. Io vi ringrazio. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto. Arrivederci.